A me che piace tanto la musica, entrare qui in questa stanza è come dire come un bambino no? che entra nella stanza dei bottoni e questa è la stanza dei bottoni della musica. Siamo in compagnia di un artista che è Franco Barresi. Non è la prima volta che. Lo intervistiamo e lo facciamo sempre con molto piacere. Allora, ehm, siamo qui per parlare di un'iniziativa eh, importante. Alle nostre spalle c'è appunto già il logo Orange Fest, una spremuta di siccinalità Scordia 2023. Allora, avete fatto una cosa strana di solito dal punto di vista eh, comunicativo: avete messo il logo e adesso bisogna scoprire cosa c'è dietro. Sì. Beh, dietro c'è intanto la passione. intanto Premessa: ti voglio ringraziare perché sei sempre, dai voce a, 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 sempre ai, ai nostri eventi, a, a quello che noi riusciamo ad organizzare. Dietro questo logo, eh, intanto c'è tanta eh, passione e tanto sacrificio. Più volte abbiamo detto che eh, noi artisti Scordia, da, da arancia sonora abbiamo fatto Sanremo, eh. abbiamo sempre cercato di valorizzare questo frutto, lo abbiamo sempre associato e adesso vogliamo che questo diventi, che Scordia diventi sinonimo di arancia, perché crediamo moltissimo, lo abbiamo sempre creduto e fatto, che valorizzare il territorio, valorizzare il prodotto. Eh, Può portare beneficio a tutto il paese, ma non solo a livello commerciale, ma mettere il paese anche un po' eh, come dire, nelle condizioni eh, di come era prima, eh, di paese eh, diciamo, simbolo di questo, eh, perché ultimamente stiamo perdendo terreno eh, a favore dei paesi dei dintorni che fanno molto di più. Di quello che non facciamo noi. Allora a proposito, io mi sono scelto anche il microfono arancione, arancione per, <ride> per restare in tema. Forse ecco, ecco. <ride> ecco le arance, <ride> e che io penso sempre che senza di queste, in questo momento, l'economia di Scordia sarebbe eh, come sì. quei paesi costretti ad emigrare. no? Dico esatto. scusa se non voglio sì. esagerare, ma forse facevi anche riferimento a Francofonte, parlando di altri comuni, perché ho visto che Francofonte negli ultimi anni ha fatto tanto per le arance, ma per la promozione. Sì, ma, sì, hanno fatto loro una, una sacra adesso. Eh, io non, non sono andato, però ho visto, il manifesto l'ho visto in realtà dopo. E questo penso che sia un po' anche una questione di marketing, eh, che è molto importante. E noi stiamo cercando di eh, unire un po' tutte le figure. Professionali possibili all'interno di questa fondazione che è libera e aperta a tutti quelli che ne vogliono fare parte. Nessuna autorreferenza, ognuno deve avere il proprio ruolo all'interno di un'organizzazione che è un meccanismo che, se funziona bene, Può realmente eh, portare a crescere tantissimo. Eh, come vedi il eh, Cuscous Festival di San Vitolo Capo che è partito vent'anni fa, adesso fa un milione di visitatori, con tanti, tanti, tanti guadagni anche a livello proprio economico del paese. Poi, ovviamente, questo parte da un progetto. Il sindaco eh, Franco Barchitta, che è sempre comunque un vulcano, può piacere o non può piacere, ma è sempre un vulcano di idee, mi ha detto: cioè, Franco, perché non facciamo un progetto? Una cosa, c'è la possibilità forse di avere dei fondi. Allora io mi sono messo in moto ho fatto una bozza di progetto, lui l'ha fatta elaborare, l'abbiamo presentata alla regione, l'abbiamo presentata per 35.000 euro, ce ne hanno dati 8 a <ride> consuntivo. Quindi diciamo che non, se, no, non bastano manco per fare una serata se vogliamo fatta bene però con l'aiuto di Oran Freezer della Coa eh, che sono rappresentate qui eh, con queste bellissime arance c'è anche la Bonita che, che ci sta dando anche una mano e le varie cooperative di, di Iride di Girasoli insomma tutte eh, quelle eh, attività che sono a scordia e che eh, liberamente stanno sposando questo progetto ovviamente ci so, dietro ci sono un sacco di altre persone che stanno mettendo proprio tecnicamente la propria eh, professionalità perché eh, per dirtene una noi stiamo cercando di fare la tavolata più lunga d'Italia Ecco allora a proposito Avete scritto più o meno 360 metri, no? sì. e allora chi conosce la realtà del paese abbiamo pensato dalla colonna a Piazza San Rocco. A meno che non si vada in circonvallazione, no, no, eh, invece... se, no la fare, se no la dovete fare in via Garibaldi, ma viene in salita. No. No, no, no. no Va bene, io, io sto cercando di, di, come dire, di strapparti le parole. No, 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 eh, si era pensato, però eh, la dobbiamo circoscrivere quest'anno. Eh, ovviamente non possiamo fare una cosa in grande, ma eh, dobbiamo già partire con una identità. E l'identità deve essere quella proprio della valorizzazione del centro storico. C'è anche eh, l'associazione eh, Progetto La Fontana con Salvo Cavalli, Luciano Ruma e tutti gli altri che ci stanno dando una, anche una mano. Comunque la tavolata partirà da San Rocco fino a Sant'Antonio. Quindi via Guglielmino. Via Guglielmino. Eh, perché costeggia la cava, costeggia il palazzo del principe eh, e quindi valorizzare anche quella zona lì. In questa tavolata ci saranno tutte le degustazioni, anzi ne approfitto per invitare tutti i panifici, pasticcerie, eh, bar, chioschi. Eh, a eh, darci una mano e, e, e venire a, a, a riempire questa tavolata, con, eh, cercando di fare ovviamente inerente, cioè con prodotti inerenti a quello che è il tema, che è l'arancia, quindi valorizzare questo prodotto attraverso eh, pietanze all'arancia, eh, la, la, la casa eh, dimora Baldazzi. E ci sarà la degustazione. Loro stanno mettendo a disposizione il ristorante per poter fare eh, della degustazione, sempre mh, dalla parte della tavolata. Vabbè, loro sono, loro sono sul posto esatto, esatto. Poi a San Rocco ci sarà una, eh, una, una parte di stand sempre ed esclusivamente di artigianato puro, proprio di hobbisti, pittori. E dall'altra parte ci sarà il palco dove eh, faremo questi eventi. Il sabato si pensa di fare un concerto di Taranta. Eh, ci sarà Mimmo eh, Cavallaro, eh, che è uno dei massimi esponenti della Taranta a livello proprio internazionale. E si, che si fa bene nel Salento. Si fa bene nel Salento, ma anche in Calabria e in Sicilia, devo dire. Anzi, Calabria e Sicilia hanno questo, questo sposalizio. Anche la Puglia, devo dire. Ma... Eh, poi la, la, la domenica invece faremo un premio dedicato a Rossana Alba, premio Rossana Alba, perché in realtà eh, l'Orange Music Fest è partito proprio da me e Rossana Alba. E poi nel tempo, com come hai avuto modo anche di, intervist di intervistarmi l'anno scorso, abbiamo cercato di dare continuità con Orange Music Fest, ma l'idea era quella proprio di valorizzare proprio l'arancia. Che poi la facciamo anche artisticamente inserendo anche eventi musicali eh, e questo è un connubio secondo me perfetto allora io direi di non svelare tutto in questa intervista eh, però abbiamo già come dire riempito cominciato a riempire il contenitore sì. perché prima era un contenitore vuoto nel senso che c'era solo il marchio adesso c'è anche qualcosa in più allora eh, noi sicuramente avremo modo caro franco di rincontrarci credo che ci sarà anche alla vigilia della manifestazione, una conferenza stampa dove presenteremo, credo, cioè. l'evento. A proposito, la, il, i giorni esatti, così perché mi è sfuggito allora, è il 28, 29 e 30. A proposito del. di aprile, di aprile ovviamente, purtroppo. Eh, siamo arrivati tardi perché eh, il progetto è stato fatto in ritardo. La, la risposta della Regione è arrivata ovviamente mh, eh, non in ritardo, ma i tempi erano quelli e poi volevamo unire l'Arancia alla Zagara. Voglio dire solo un'ultima cosa: eh, il, la domenica il premio dedicato a, a Rossana Alba eh, è dedicato a tutti i musicisti, indipendentemente dal genere che fanno. Eh, che però fanno un testo, una canzone inedita in siciliano. Quindi si può cantare in rap, rock, ma con un testo in siciliano. Quindi tutti quelli che volete partecipare, c'è ehm, la mail, c'è messenger, ci sono i numeri di telefono sul nostro, sulla pagina Facebook, quindi se volete contattateci, a noi ci può fare solo eh, tanto piacere. Bene, allora ringraziamo Franco Barresi, ricordiamo che Franco Barresi è un artista, è, è, è un nostro amico, eh, le arance protagonista, qualcuno dice ma ad aprile la Sagra delle Arance, allora eh, bisogna, io, io se dipendesse da me la farei tutti i giorni una Sagra delle Arance, <ride> esatto, no? esatto. però ecco, ricordo l'ultima Sagra delle Arance fu fatta in un aprile del eh, 2012 mi pare, eravamo alla vigilia di una consultazione elettorale e poi non la ricordo più ma se noi non facciamo la saga delle arance che cosa dobbiamo fare? non abbiamo mi pare altre cose no? e, diciamo che avremmo eh, tante cose però è anche vero eh, che chi nasce a Scordia mh, se non tutti abbiamo un pezzettino di agrumeto e anche se facciamo altro però eh, viviamo eh, all'interno di, di questo bel frutto. Eh, io, io penso che bisogna assolutamente eh, allora, fare modo di valorizzarlo. Lo prendiamo il frutto? Lo prendiamo? prendiamo per la par condicio. Allora, per la par condicio, eccoli qua. Eh, vedete? Oran allora, pizza, io, io metto in mezzo il microfono, come vedete, insomma, i, i, <ride> colori, i colori sono più o meno quelli. Grazie Franco Barresi. Grazie a te Lorenzo e a tutti gli ascoltatori di Scordia Info. Bene, Grazie. allora, ricordatevi Orange Fest, una spremuta di sicilianità, Scordia, spettacoli, tradizioni, cultura e folklore. E chi Grazie. più ne ha più ne mette. Esatto, esatto. Arrivederci. Ciao a tutti.